E buon pomeriggio a tutti. È il primo aprile, questo non è uno scherzo. Primo aprile 2019, lunedì, 15:30, ed eccomi qui nuovamente in diretta dopo tempo immemorabile. Molto tempo che non rinnovo il mio appuntamento. In realtà, negli ultimi mesi, come sapete, sono successe tantissime cose, tra le quali il congresso del PD, per cui sono stato praticamente sempre in viaggio, mi sono mosso moltissimo e quindi a un certo punto è diventato molto complicato riuscire a tenere questo appuntamento quotidiano che so, però molti di voi avevano imparato ad apprezzare, insomma, moltissimi mi hanno chiesto quando avrei ripreso e quindi, visto che oggi è un lunedì e il primo del mese, mi è sembrata, come dire, l'occasione migliore per poter ricominciare, riprendere una vecchia abitudine e magari continuare a farlo con una certa continuità come ho fatto nei mesi precedenti, insomma prima dell'arrivo dell'inverno. E proverò comunque a essere online quanto più possibile. In precedenza riuscivo a farlo tutti i giorni, magari riuscirò ancora, ma insomma vediamo come si assesta la vicenda e poi decideremo insieme magari come procedere con queste mie dirette. Fatemi dire però, come al solito, c'è un piccolo rituale iniziale, coloro che hanno seguito le mie dirette nel tempo sanno che ci sono alcune cose da dire all'inizio. La prima cosa naturalmente è quella di condividere il video premendo quella freccettina, il video lo trovate naturalmente su Facebook, ma poi dopo la registrazione, quindi dopo la diretta, resterà sulla mia pagina Facebook, naturalmente dove ci troviamo adesso, sul mio canale YouTube e anche sul mio blog ivanscalfarotto.it, quindi se non ce l'avete fatta a essere online nel momento giusto della diretta, nessun problema, potrete comunque seguire il nostro incontro in differita, come si diceva un tempo, e però mi raccomando di pigiare la freccettina condividi che vedete lì sotto in modo tale da allargare il più possibile il numero di amici che ci seguono e insomma, eccoci qui. Come al solito guardiamo un pochino le notizie del giorno, anche se devo dire la tentazione di parlare delle tante cose che sono successe in questi mesi è molto forte. Possiamo provare a fare un riassunto delle puntate precedenti, insomma questo è possibile. Direi che le cose in Italia vanno male, diciamo se dovessi trovare come dire, una frase breve con la quale riassumere il tutto. Il governo, diciamo così, si sforza di governare, in realtà mi pare che i nodi al pettine stiano arrivando. Diciamo che l'accordo tra Lega e 5 Stelle in questi mesi è stato quello di un po' ripartirsi le sfere di competenza, per cui la Lega ha votato provvedimenti del Movimento 5 Stelle, penso per esempio ai provvedimenti del ministro Bonafede, quello che ha per esempio abolito la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, quindi le norme che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti sono state quelle tipiche del loro populismo, del loro essere eversivi diciamo delle regole base del nostro sistema costituzionale. Penso per esempio alla famosa riforma Fraccaro, quella che dovrebbe introdurre la cosiddetta democrazia diretta, cioè la possibilità per il popolo, dico tra virgolette, di legiferare direttamente, dico tra virgolette perché naturalmente non sarà mai il popolo, diciamo la persona, l'uomo o la donna che passano per strada in questo momento a poter fare una legge di iniziativa popolare, ci sarà sempre comunque un gruppo di persone dotate di mezzi finanziari per poter raccogliere le 500.000 firme che il disegno di legge Fraccaro prevede, quindi come al solito, quando si parla di democrazia diretta e si prova a spostare la sovranità popolare dal Parlamento, in realtà si tratta di un grande inganno e certamente non di un miglioramento della democrazia. E la Lega questi provvedimenti li ha votati tappandosi il naso, zitti in aula, testa bassa, votazione. Ma lo stesso atteggiamento di zitti in aula, testa bassa e votazione l'hanno avuto anche quelli del Movimento 5 Stelle con una serie di provvedimenti, come per esempio il decreto cosiddetto sicurezza e immigrazione, quello che ha introdotto la cittadinanza che scade come il cartone del latte, no? La cittadinanza revocabile, per esempio, quello che ha moltiplicato il numero e che moltiplicherà il numero delle persone che sono sul nostro territorio in modo irregolare, quindi aumentando l'insicurezza, aumentando quel senso, quella percezione della paura sulla quale in realtà la Lega ha fatto la sua, della quale ha fatto la sua fortuna. E il Movimento 5 Stelle, zitto e mosca, appunto, anche loro hanno votato senza colpo ferire tutta una serie di provvedimenti che sono veramente
molto preoccupanti. Questa dimostrazione che non è affatto vero che il Movimento 5 Stelle è un movimento di sinistra o che abbia un'anima di sinistra. Il Movimento 5 Stelle è un pezzo della destra populista europea, come sapete sono alleati con Nigel Farage in Europa e hanno un atteggiamento tutt'altro che europeista. E quindi stanno sostanzialmente portando avanti un'agenda di governo che li vede concordi, poi appunto con accenti diversi l'uno e l'altro, ma chi vive in Parlamento come faccio io non vede, vi assicuro, nessuna differenza tra i due. In tutto questo naturalmente Roberto Fico sta lì seduto sullo scranno più alto del Parlamento legittimando tutto questo, spesso legittimando l'umiliazione delle Camere che vengono bypassate, come è successo quando, ricordate, abbiamo approvato la legge di bilancio che è stata approvata sostanzialmente senza che il Parlamento potesse neanche esaminarla, non dico modificarla ma neanche esaminarla, e sono continue le prese di posizione del Presidente della Camera che sempre si dimentica di dover tutelare il Parlamento nel suo complesso, la Camera dei Deputati nel suo complesso. L'ultimo esempio l'abbiamo avuto giovedì scorso quando, sapete, Laura Boldrini e Federica Zanella, che è una collega di Forza Italia, hanno tentato di introdurre in questa legge cosiddetta del codice rosso, cioè la legge sui reati di violenza di genere. Boldrini e Zanella hanno presentato due emendamenti per l'inserimento di una norma contro il cosiddetto revenge porn, quindi contro le immagini intime che vengono messe sulla rete per far male sostanzialmente alle donne da parte dei loro uomini o ex uomini, e questo emendamento non è stato votato. Il Parlamento si è bloccato tutta la giornata di giovedì perché noi insistevamo, le nostre colleghe ma anche noi colleghi abbiamo molto insistito perché questa norma fosse approvata. Alla fine, poi a fine giornata, dopo che appunto siamo rimasti bloccati tutto il giorno, Di Maio dagli Stati Uniti ha fatto dire che voteranno questa norma, ma insomma potevano farlo prima, e di fatto durante la giornata Fico ha del tutto protetto la maggioranza che diceva di votare di no, in quanto al Senato era stata depositata una legge di uguale argomento, e allora loro dicevano se se ne occupa il Senato e lo farà con audizioni e lavorandoci in modo più analitico, perché noi dovremmo frettolosamente approvare questo emendamento. In realtà Poi Zanella e Boldrini li hanno anche sfidati dicendo: guardate, allora se è vero che c'è una legge in Senato, prendete il contenuto della legge del Senato, mettetela nell'emendamento, la approviamo così su due piedi, che problema c'è? Non è che c'è bisogno di rimandare, è una norma urgente, approviamola. Ma questo non succedeva, e la cosa grave è che Fico non rispondeva neanche alle nostre sollecitazioni. Gli dicevamo: scusi Presidente, lei è il Presidente della Camera, perché la Camera non deve dire la sua in quanto c'è una legge depositata al Senato? Lei presiede la Camera, difenda le prerogative della Camera, cosa che naturalmente Fico non faceva. Comunque, sembra che questa norma la voteranno, l'avrebbero potuta votare giovedì e invece non l'hanno fatto. In realtà, quello che io poi sono intervenuto brevemente in aula per dire che non ero stupito che non si introducesse una legge di questo genere, perché la cultura della famiglia che hanno in questo governo è quella che abbiamo visto a Verona. A Verona, sapete, si è tenuto questo cosiddetto congresso mondiale delle famiglie nello scorso fine settimana, c'è stata anche una grande manifestazione nella giornata di sabato, un congresso che vede appunto le teorie più oscurantiste, quelle che ovviamente sono contro la legge sull'interruzione di gravidanza, sono contro le persone omosessuali e contro i diritti delle persone LGBT, naturalmente una concezione della donna che dovrebbe stare in casa ai fornelli e occuparsi soltanto di quello. Poi su questo evento è cominciato un balletto all'interno della maggioranza, perché il Movimento 5 Stelle in questo momento fa finta di abbracciare posizioni più aperte. Addirittura mi giunge notizia che avrebbero depositato un disegno di legge contro l'omofobia, che non votarono nella scorsa legislatura, voglio ricordarlo, ma in realtà addirittura fanno finta di litigare Di Maio, Salvini, Conte, no? Sul fatto che Salvini poi a questo congresso delle famiglie ci è andato di persona, ma in realtà, come dicevo, si tratta di una sorta di pantomima, perché li abbiamo visti sempre assolutamente concordi su tutto. E poi alla fine il punto vero che io sostengo è che, se ci pensate, il governo di fatto è un organo collegiale che ha una sola volontà, la volontà del governo è una, non possono esserci più volontà all'interno del governo. I governi si riuniscono, trovano il loro punto d'accordo e portano la loro agenda all'interno delle Camere. Ora, il
fatto che ci sia, per esempio, questo sottosegretario Spadafora, il sottosegretario alle pari opportunità, che dice peste e corna del ministro Fontana, vale quello che vale, nel senso che alla fine il governo si manifesta, come dicevo, con una volontà unica. E allora, se fanno finta di litigare, per esempio adesso Spadafora ha detto che il disegno di legge Pillon è archiviato, ha detto, e giustamente gli ha risposto Maria Elena Boschi su Twitter dicendo non è un problema di archiviarlo, è un problema di ritirarlo, cioè se avete davvero deciso di non portarlo avanti, ritiratelo dal Senato e quindi toglietelo dall'esame del Senato, cosa che non succede. Questo a dimostrazione del fatto che si tratta più di scaramucce, di schermaglie che vengono fatte per il bene, diciamo, del dibattito pubblico, per come dire, in un certo senso portare in giro l'opinione pubblica, che non davvero per prendere una posizione. Quindi Spadafora ha da fare due cose, secondo me: o appunto tenere il ritiro integrale del disegno di legge dal Senato, oppure, se davvero, come lui dice, non condivide le posizioni del ministro Fontana, arrivare a un chiarimento politico e stabilire che nel governo o c'è Spadafora o c'è Fontana. Fin tanto che sia Spadafora che Fontana restano attaccati alle loro sedie e non si dimettono, vuol dire che entrambi condividono quelle che sono le politiche del governo, cioè trovano un punto di accordo, un punto di mediazione e restano tutti e due al loro posto, pur provenendo da culture politiche diverse. Io non dico di no, ma alla fine, se tu davvero pensi che le cose non vadano, te ne vai. Fin tanto che resti lì a braccetto con uno come Lorenzo Fontana, che è espressione della destra più estrema e del cattolicesimo più conservatore, più retrivo, quello che per intenderci attacca direttamente Papa Francesco e i suoi sforzi di modernizzazione della Chiesa, è evidente che vuol dire che ti sta bene. Io, come dire, sono un po' stanco di questi, diciamo, di queste pantomime che appunto coprono in realtà quello che è un accordo di fondo per continuare a governare il paese sulla base del fatto che queste due forze cosiddette populiste, sovraniste, nazionaliste, chiamatele come le volete, pur con accenti diversi, in realtà sono molto molto simili tra di loro. Ma chiudiamo questo capitolo, perché ci interessa naturalmente anche parlare un attimo di economia. Oggi sono usciti i dati sull'occupazione, che sono dati molto gravi. Dicono che si sono persi negli ultimi 9 mesi, da quando questo governo è in carica, circa 120.000 posti di lavoro, di cui 88.000 a tempo indeterminato. Oggi l'OCSE ha espresso la sua preoccupazione per la manovra economica, ma anche per soprattutto quelli che sono le, diciamo, le principali misure, quota 100 e reddito di cittadinanza. OCSE ha detto non sono misure che sono adatte a far ripartire il paese, e anzi il capo in testa, il segretario generale dell'OCSE, ha detto che con il Jobs Act l'occupazione in Italia è migliorata, è aumentata di 3 punti, cioè ha riconosciuto che la riforma del lavoro che abbiamo fatto con i governi precedenti era una riforma che era da lungo tempo attesa, mentre il principio che utilizza il decreto dignità, quello di, diciamo così, irrigidire i contratti di lavoro e segnatamente i rapporti di lavoro a tempo determinato, non è servito certamente ad aumentare i posti di lavoro a tempo indeterminato. Nel frattempo sapete che Tria viene bombardato un giorno sì e l'altro pure dalla maggioranza di governo, sapete che il presidente Mattarella ha promulgato la legge appunto sulla commissione d'inchiesta sulle banche, mettendo una serie di paletti enormi, spiegando che le banche sono imprese private, che quindi il Parlamento non si può mettere sostanzialmente a fare attività di impresa, né può sostituire quelli che sono gli organismi indipendenti di controllo sul mercato finanziario, a partire dalla Banca d'Italia, la Consob e quant'altro. Insomma, c'è sempre una gran fatica a mettere in piedi delle manovre economiche che servono davvero al paese, e per questo vi segnalo tra l'altro la bellissima intervista di Piercarlo Padoan che è uscita oggi su Repubblica. Ma si procede con delle mosse, diciamo così, ideologiche, che servono a probabilmente anche a fare la campagna elettorale per le europee, poi diciamocelo sinceramente, ma che certamente non stanno mettendo in condizione il paese di ripartire. Avete sentito probabilmente che lo stesso Tria, che prevedeva una crescita rallentata, lenta, insomma moderata per il paese, ha dichiarato nelle scorse ore che il paese si sta avvicinando alla crescita zero. Io voglio ricordare, perché è giusto ricordarlo, che con i nostri governi noi abbiamo avuto 14 trimestri di crescita
ininterrotta. Ed è vero che, come poi i nostri critici dicono, altri paesi crescevano più rapidamente di noi, ma è vero anche che noi avevamo preso il paese da una fase di recessione profondissima e che comunque le misure che sono state fatte sono state misure che hanno sostenuto il reddito, penso per esempio agli 80 euro, hanno sostenuto la modernizzazione delle nostre imprese, hanno sostenuto le nostre esportazioni e lo si è visto col fatto che sia la fiducia di imprese e famiglie, sia appunto la nostra produzione industriale, sia le nostre esportazioni, sia anche il numero degli occupati aumentava fin tanto che ci siamo stati noi. Dal 1 giugno, come dicevo, 118.000, mi sembra che questo sia il numero, non vorrei sbagliare, ma insomma siamo lì, che Istat ha certificato quest'oggi, di cui 88.000 appunto a tempo indeterminato negli ultimi 9 mesi. Questo va detto, e poi alla fine questo sarà poi ciò che porterà il governo alla resa dei conti, perché la verità è che, come tutti noi sappiamo, investimenti, spesa per investimenti non ce n'è stata, la manovra è stata tutta una manovra di spesa corrente, e quello che è più importante dire è che sappiamo che queste misure che sono state prese, di cui poi parleremo magari nei prossimi giorni, sono misure profondamente inique per tutta una serie di questioni, una delle quali è che sono misure fatte a debito. Sapete benissimo che dovranno trovare 23 miliardi nella prossima legge di bilancio e 29 in quella successiva per evitare che scattino le clausole di salvaguardia e che l'IVA in Italia arrivi appunto tra 2 anni addirittura al 25,5%, perché questo è il punto. Quindi, con un paese che non cresce rispetto anche alle previsioni di crescita che avevano fatto loro nella loro legge di bilancio, loro continuano a dire che sono le loro misure che faranno partire la crescita quando spiegheranno i loro effetti, ma intanto siamo perfettamente al palo. È chiaro che qui qualcosa dovrà succedere, dovranno alzare l'IVA, dovranno fare una patrimoniale, qualcosa dovranno fare, ed è chiaro che nel momento in cui dovranno prendere queste misure succederanno cose evidentemente non gradevoli anche sul piano del consenso, e bisognerà vedere se poi il governo resisterà a questi eventi. Io non voglio allungarmi troppo, soltanto 2 minuti per un paio di notizie di politica estera. Come sapete, io sono in commissione esteri, in Italia di politica estera ci occupiamo sempre troppo poco, però insomma un paio di cose vanno dette. Ovviamente bisognerebbe parlare a lungo di Brexit, perché come ricordate, come sapete benissimo, ieri alle 24:23 ora di Londra, anzi il 29, quindi un paio di giorni fa, la Gran Bretagna e il Regno Unito sarebbe dovuto uscire dall'Unione Europea e invece sono stabilmente qui. Ho appreso che in inglese hanno coniato il verbo to Brexit, quindi brexitare, per dire quando uno per esempio a una festa dice che se ne va e non se ne va mai, quindi hanno inventato un nuovo verbo. Ma in realtà le due cose di cui volevo raccontarvi, perché secondo me sono significative e spero che siano anche un po' la rondine che annuncia la primavera, sono l'elezione della nuova presidente della Slovacchia, Caputova, che è stata eletta, è una donna, è un europeista, è un ambientalista ed è una donna che ha sempre combattuto per i diritti civili, e quindi è una buona notizia che proprio uno dei paesi del gruppo di Visegrad abbia adesso una presidente che è tutto il contrario di una sovranista, nazionalista, anti-europeista, quindi sicuramente un buon segno. E naturalmente facciamo tutti i nostri auguri di cuore alla nuova presidente eletta, che è eletta soltanto ieri. La cosa importante anche riguarda invece la Turchia, dove ci sono state le elezioni amministrative, e il partito di Erdogan ha sicuramente perso Ankara, la capitale, ma in realtà anche il risultato di Istanbul è, come dire, sul filo del rasoio. Sembra che l'opposizione democratica abbia vinto anche a Istanbul. In realtà non ci sono conferme definitive, ma comunque sono veramente sul filo di lana, ma è sicuro invece che appunto la capitale Ankara sia andata, ed è sicuramente un buon segno. Erdogan è andato molto bene in Anatolia, appunto nella zona più rurale, meno avanzata del paese, dove tradizionalmente il suo partito è stato sempre molto forte, ma il fatto che nelle grandi città vengano eletti sindaci che non sono del partito appunto di maggioranza, penso che sia un'ottima idea.
Io mi fermerei qui, sono le 15:50, quindi mi sono allungato un pochino di più rispetto ai 15 minuti canonici, ma insomma questo era un po' un ritorno e ci voleva forse un pochino di tempo in più. L'idea è, come sapete, di rivederci domani. Naturalmente domani è giorno di aula, quindi probabilmente riuscirò a fare il collegamento da qualche angolino di Montecitorio, di raccontare, potrò raccontarvi un po' come vanno le cose. Tra l'altro dovremmo avere in aula di nuovo quella norma sul revenge porn, quindi il codice rosso. Tra l'altro, piccola annotazione, tra gli emendamenti presentati ce n'è uno della Lega che introduce la castrazione chimica, quindi anche lì ne vedremo delle belle, perché pare che il Movimento 5 Stelle sia contrario. Quindi sicuramente procederò con un po' di resoconti e di cronaca parlamentare. Nel frattempo vi saluto, ovviamente vi ricordo di condividere questo video pigiando sulla freccetta lì sotto. Come sapete, il video resterà sulla pagina Facebook, sul mio sito ivanscalfarotto.it e sul mio canale Facebook. Io mi fermo qui e vi do appuntamento a domani per la prossima puntata, per il nostro prossimo appuntamento. Per il momento, buon lunedì sera e arrivederci. Ciao!